L'acqua può essere trasparente o può essere torbida, può essere stagnante o in movimento continuo, può essere pesante ma ci rende leggeri. Non possiamo trattenerla tra le mani, ci sfugge, ma allo stesso tempo si adatta a qualsiasi spazio, a qualsiasi contenitore, a patto che sia connessa al suo interno. Più si connette a se stessa e alle cose che la circondano, più si mescola e si unisce. Le molecole dell'acqua sono fortemente connesse tra di loro, sono flessibili. Questo permette loro di muoversi nello spazio, di assumere varie forme. L'acqua necessita di un ritmo diverso, di un respiro diverso, per poter essere attraversata, in immersione o in barca, con pagaiate sinergiche. Può essere vista come assenza di confini, perché quando guardiamo l'orizzonte, acqua e cielo si fondono, si mischiano l'una all'altro. Ma è proprio ammirando un tramonto sul mare che il sole diventa il punto d'incontro. E sentiamo vicina la luce e guardiamo alla meta del nostro cammino. L'acqua ci fa venire in mente la complessità e la vita che coesistono in un binomio perenne. Mi sento affogare, sembra di essere in balia delle onde, è come stare in un fiume in piena. Siamo in un mare in tempesta, siamo in un vortice, è come stare in una zattera nell'oceano. Dobbiamo tracciare la giusta rotta. Sono le voci di molte persone che oggi ci parlano di disequilibrio, di sfide da affrontare con tenacia, della necessità di tracciare una rotta e di avere un equipaggio pronto a farsi strada anche nelle difficoltà. Nel viaggio di una vita, l'instabilità e la complessità sono ingredienti coi quali confrontarci quotidianamente. Anche un'organizzazione può essere paragonata all'acqua. Entrambe possiedono fluidità e adattabilità. Proprio come l'acqua può assumere la forma di qualsiasi contenitore in cui viene versata, un'organizzazione può adattarsi alle diverse situazioni, ai diversi ambienti. In quest'ottica, le persone sono come le molecole che compongono l'acqua. Proprio come le molecole dell'acqua si muovono costantemente e reagiscono al loro ambiente, le persone reagiscono costantemente ai cambiamenti e al mondo che li circonda. Proprio come l'acqua, anche le aziende possono essere potenti forze di cambiamento. L'acqua può nel tempo plasmare, scolpire la terra, così le organizzazioni possono plasmare e influenzare le comunità in cui operano. L'acqua può essere fonte di energia inesauribile e anch'esse possono essere una forza per un cambiamento positivo e rigenerativo, attraverso iniziative di responsabilità sociale, di pratiche sostenibili, attraverso un autentico coinvolgimento della comunità. Tuttavia, proprio come l'acqua può inquinarsi nel movimento e impedire una buona visibilità a chi si immerge, così può accadere alle organizzazioni, quando si naviga nell'incertezza, senza principi guida, o si opera con una vision di breve termine. Curiamo la qualità dell'acqua e agiamo per renderla costantemente fluida, trasparente, connessa. Immaginiamo, come l'acqua, organizzazioni fluide, in costante movimento, che si adattano a nuove sfide e opportunità, per prosperare e avere successo nella rapida evoluzione del mondo in cui viviamo.